Era il 2 giugno 1946 quando si tenne il referendum con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica, dare al paese. Il referendum fu indetto al termine della Seconda Guerra Mondiale. Al voto andarono circa l'89% degli aventi diritti, tra cui le donne, chiamate per la prima volta ad una consultazione politica nazionale. Anche Pescara questa mattina ha voluto rendere omaggio al 76esimo anniversario di fondazione della Repubblica Italiana. La solenne cerimonia commemorativa si è svolta presso il monumento ai caduti in piazza Giuseppe Garibaldi, alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, alle massime autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma. Il fatto che dopo tanti anni e oggi questa ricorrenza invece unisca tutti quanti, non ci sia nessun ricordo sostanzialmente, nessuno strascico di quella divisione profonda che segnò il Paese, è un segno importante del percorso che ha saputo fare la comunità nazionale, del sapersi ritrovare intorno ai propri simboli, alle proprie istituzioni, ai propri valori fondanti. La distanza temporale rischia di far così dimenticare, un po' non avvertire con la stessa intensità il significato profondo di certi momenti, quindi è vero che più il tempo, più gli eventi sono distanti nel tempo, più è importante ricostruire con una educazione attraverso la scuola, attraverso il sistema educativo, una coscienza, una consapevolezza di appartenenza a una storia comune di cui c'è assolutamente bisogno. Nel corso della cerimonia il prefetto Di Vincenzo ha consegnato le medaglie d'onore ai familiari dell'internato militare Francesco Caruso e ai familiari dell'internato militare Leonardo Palladini. Onorificenze all'ordine e al merito della Repubblica Italiana conferite ad alcuni cittadini benemeriti residenti nella provincia, che si sono particolarmente distinti per elevati meriti civili, sociali e culturali, oppure nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 o nel corso della carriera professionale o militare. Seguiamo quel referendum dove per la prima volta parteciparono anche tutte le donne, che consegnò all'Italia i valori della democrazia. Un modo quindi per celebrare questa festa e per dare un riconoscimento a tutti quelli che si sono contraddistinti nei diversi campi. È fondamentale, la pandemia indubbiamente è stata una prova dura, dobbiamo ancora mantenere alta l'attenzione, ma è importante lavorare insieme, istituzioni e cittadini, per affrontare tutte le problematiche, tutte le sfide che ci si pongono davanti.